Allora, Giorgio, no, no, fame, ma un certo languorino. Quindi hai voglia di qualcosa di buono? Sì. So dove portarti, ma dopo la sigla. Ma che piacere presentarti Riccardo del ristorante La Cloche. Ciao Riccardo, benvenuto. Cloche 1966. Esatto. Quindi raccontaci cosa c'è la storia. Dietro questo nome così allora, affascinante. Il nome è legato alla famiglia, è legato alla tradizione, è legato al posto in cui è stato costruito tantissimi anni fa, ormai tantissimi anni fa, da mio nonno il locale, partendo da un bar che è diventato poi discoteca, e c'è stato un momento in cui poi insieme alla nonna, perché sono le famiglie che sono sempre dietro, certo, alle grandi avventure, decise di aprire il ristorante, essendo di origine di Montechiaro d'Asti, quindi dalle mie parti, e quindi dalla campagna. Ricordava con affetto i momenti in cui in campagna veniva suonata la campana per il pranzo. Ecco perché. E all'epoca cliente abituale del bar, che era sulla strada del Pino, si fermava sovente Armando Testa, che aveva un po' di mano nell'inventare e nel fare, e gli suggerì, guarda, forse la ciocca in piemontese non è proprio elegante, musicale come dovrebbe essere, proviamo a mettere La Cloche. Bella, che bella storia. Che bella storia, sì. E così il nome ha un legame con le nostre origini, ha un legame con un rapporto di amicizia, un legame con la famiglia che c'è alle spalle da tanti anni, e 1967 poi l'anno di origine in cui con la nonna in cucina e il nonno in sala. Bellissima. È partita l'avventura. Bello. È diventata un'istituzione nella buona cucina piemontese. Beh, questo è minusinga, ma... No, è così. Noi lo sappiamo. Bene. Riccardo, raccontaci quali sono i valori che vi contraddistinguono. Beh, il valore principale è il piacere dell'ospitalità, certo, verso chi ci viene a trovare, per farlo sentire a casa, per farlo sentire a proprio agio, per dargli quel momento di pausa in cui uno viene e stacca completamente da quello che è la vita quotidiana. Certo. E quindi al di là della cucina, della buona cucina, della tradizione che noi proponiamo piemontese, c'è l'ospitalità al centro di tutto. E far sentire l'ospite a casa a proprio agio, cercando il più possibile di tagliare su misura ogni esperienza, ogni e quindi situazione. Coccolare dall'A alla Z. E noi siamo molto coccolosi. Ci piace molto. Purtroppo. Riccardo, dici, cosa identifica la tua cucina? Dunque, la nostra cucina. Cucina. Sì, perché anche volendo sono bravo, ma ho bisogno. Beh, certo, onnipotente non ancora. Ho bisogno, chiaro, di tutti. La nostra cucina parte dalla tradizione e attraverso le tecniche, attraverso la passione, il continuo aggiornamento. Propone la cucina piemontese in una chiave tradizionale ma moderna nelle lavorazioni, aperta a tutto quello che sono le necessità e le esigenze di un pubblico un pochettino più attuale. Variegato, sì, per non dire di no a nessuno. Quindi a tutti i palati. Bravi. A tutti i palati, tutte le esigenze. Riccardo, quali sono i vostri punti forti? Beh, allora, i punti forti partire dal ristorante che conosciamo benissimo. Il punto saldo da cui parte tutto, quindi dal ristorante alla carta, che offre quotidianamente un servizio di ristorazione. Abbiamo poi tutto quello che la parte dedicata alle cerimonie, ai piccoli ricevimenti. E noi proprio lì ti volevamo. Perché no, alle cose fatte in casa, ai matrimoni, ai catering, e arriviamo fino a seguire le aziende in congressi. Quindi anche fuori dal ristorante? Fuori dal ristorante, ecco. Sì, assolutamente sì, tagliando il più possibile ogni evento cucito in maniera personalizzata intorno al cliente. Bellissimo. Portano proprio a casa il cibo che desideri. Mamma mia, che sì, spettacolo! Sarebbe bello, è vero, sempre che... Io abito in... Ma noi arriviamo. E come possiamo trovarlo? Dove? E come? Beh, il modo più comodo è venendoci a trovare. Noi andiamo, Traforo Pino, andiamo. In
strada scontato. Traforo Pino al 106, siamo sulla strada, ci vedete, sulla destra, salendo, verso Pino, parcheggio comodo. Subito fuori Torino, ma subito, sì, subito ma lì. Appena fuori, comodo, comodo. Dove fa più fresco, dove più bello, nel verde. Diversamente per telefono o sul nostro sito internet. Che andremo a visitare. Bene, grazie mille. Beh, Riccardo, per essere grazie, stato qua. Grazie Riccardo. Adesso noi magari noi te ne suoniamo una, così. Ti dedichiamo una canzone e tu, se vuoi aspettarci ai fornelli, arriviamo dopo la canzone. Subito. Butta la pasta.